Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Apulia Post qui su Apulia Web TV e su due piattaforme ad esse collegate. Siamo qui in Piazza Vecchia, a Celia Messapica, presso Calcio e Spazio Indefinito di Salvatore Nigro. Oggi siamo qui con due ospiti illustri perché parliamo di cultura e parliamo della presentazione di un libro di poesie, edito da Controluna, una casa editrice di Roma. Il libro è scritto da Sabrina Cassiano, che è alla mia sinistra. Grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a te per avermi invitato. E ci guiderà naturalmente al libro la professoressa Maria Carla Maggiore. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora, il libro ha come titolo E di sogno ripartiremo ornati, appunto di Sabrina Cassiano. Io, diciamo, ho letto un po' questo libro di poesie e mi ha colpito all'inizio questa prefazione, perché nella prefazione al libro tu affermi di essere più del tuo corpo e cerchi di rappresentarti in un mondo variopinto. Questo mondo è visibile nei tuoi occhi oppure possiamo vederla in quella corona ideale che hai come capitello corinzio che tu descrivi sulla tua testa? Questo mondo è il mio mondo interiore, quello che provo, quello di cui ho fatto esperienza, ciò che ho visto, ciò che ho sentito nella mia vita. È un mondo interiore che va portato fuori, secondo me. Tutti in realtà siamo molto più del nostro corpo, e la sola apparenza non ci definisce totalmente. E quindi questo mondo interiore va esplorato e va anche portato nel mondo, appunto come una corona, come un capitello corinzio in capo. Allora, la scuola ha segnato ognuno di noi nella nostra vita, chi la fa per professione come te, tutti siamo andati a scuola, però mi ha colpito di una tua poesia questo dito alzato, cioè per te è stato un segno di sacrificio, una forma di bullismo, hai voluto descrivere nella tua poesia, oppure, e poi parli anche di fare del bene, ma il fare del bene è una forma di mea culpa che noi facciamo nella nostra società? Se vuoi spiegare un po' meglio questa situazione. Spiego. Allora, il dito alzato è il dito indice, quindi è il segno dell'avere sempre la risposta esatta a tutte le domande del professore. E praticamente in questa poesia parlo del fatto che la vita dei miei avi, la mia discendenza, si può leggere sulle mie mani, e quindi ogni segno corrisponde ad una parte della storia della mia discendenza. E io ho aggiunto questo segno, il segno del dito alzato a scuola, e il verso ha una duplice valenza. Da un lato voglio dire al lettore che può fidarsi di me, perché comunque sono una persona che ha sempre avuto passione per lo studio, curiosità per molti argomenti diversi, e quindi la mia curiosità mi ha portato anche a scoprire il fatto che dei nostri avi non ereditiamo solo i tratti genetici, ma anche il loro vissuto, cioè ci portiamo con noi anche il vissuto dei nostri predecessori, diciamo. E dall'altro lato sottolineo qual è il mio apporto a questa storia, quindi il fatto di voler avere sempre la risposta esatta può essere anche in alcuni casi una sorta di insicurezza, il voler essere validati positivamente a tutti i costi. Adesso, oggi, credo che abbia per me più senso pormi le domande giuste che avere sempre tutte le risposte. Professoressa, perché bisogna scrivere di poesia al giorno d'oggi? Qual è la motivazione principale? Beh, io penso che ai ragazzi e alla società in generale bisogna farla conoscere la poesia, bisogna proporgliela, bisogna farla leggere, bisogna creare occasioni di scoperta e offrire versi con simpatia, come diceva Mario Luzi. La poesia non può che aggiungere alla vita, e Sabrina ci suggerisce nel suo libro che la poesia fa la vita. E noi non siamo altro che spettatori, traduttori di poesia in un linguaggio comprensibile, cognitivamente condiviso e interpretabile. Cosa emerge dalla poetica di Sabrina Cassiano? Allora, sicuramente ci troviamo di fronte a una poesia diversa, meno consolidata degli anni di esperienza e dell'esercizio. Sabrina scrive per se stessa dall'età di 8 anni, da quando era piccola, e fissa su carta, nei suoi diari, tutto quello che c'è di prezioso, no? Delle sue giornate.
Quindi porta avanti una scrittura espressiva che man mano col tempo diventa una scrittura creativa, e questo libro risente ancora molto di questo passato, di questo suo vissuto personale. E di sogno ripartiremo ornati, il titolo, dove questa E congiunzione sembra il proseguimento di un discorso, di un pensiero, o perlomeno o anche la conclusione di un ragionamento. E ci ricorda sicuramente che il sogno è una componente fondamentale della nostra persona, che sia che sia un sogno adolescenziale ad occhi aperti, che sia un sogno notturno, mai diffidare di chi non sogna. Il sogno infatti ci consente di ripartire. La poesia di Sabrina ha un tono riflessivo, sembra quasi assumere a tratti la forma della constatazione, che piano piano si traduce in formi, in versi di saggezza. Emerge un vissuto personale che sembra quasi una lotta corpo a corpo tra il mondo e l'io, tra la ragione e il cuore, e dove Sabrina si pone come interlocutore il silenzio, la natura, il paesaggio, tutto quello che le sta intorno, e in maniera ingenua alza un po' questo dito, sia perché probabilmente si pone come colei che ha tutte già le risposte, ma anche come per chiedere il permesso di parlare in maniera come si fa a scuola, no? Per poter parlare e si fa prendere anche dalla malinconia del tempo che scorre. In realtà le parole di queste poesie viaggiano libere, non hanno titoli che possano contenerle in qualche maniera nelle pagine, non hanno quasi per niente punteggiatura che possano legarle tra di loro, per non parlare di nessuna forma metrica. E la scrittura di Sabrina ha un suo valore perché spinge il lettore a un percorso critico, ha un significato che sta nella reazione delle esperienze che ha vissuto direttamente e che si offrono agli altri, ai suoi compagni di viaggio, come soluzioni per scoprire la bellezza della vita, per portare serenità. Il linguaggio è semplice, è un linguaggio quotidiano, e ci ricorda proprio che questa poesia non è fatta per essere analizzata, ma è fatta, si pone come medicina, come soluzione per curare se stessi e gli altri, in un mondo che proprio che ci fanno passare per modernità, che sta perdendo un po' la certezza delle sue fisionomie. Sabrina vive poeticamente e il suo vivere poetico è la chiave della sua vita e della sua poesia. Soffre la condanna del poeta, che è la sensibilità, e quindi è costretta ad ascoltarsi, ma ci regala il miracolo, leggo dal suo testo, il miracolo di un cuore che trema di fronte alla realtà. Sabrina, durante la lettura di questo libro tu parli anche della bugia e dici che una sana bugia serve a salvare le persone, e ce lo imponiamo, e dici anche che noi siamo dittatori di noi stessi. Che vuoi dire in questo passaggio? In realtà, cioè, io non credo esistano bugie sane, cioè le persone si salvano con la verità, e cioè, o preferisco la verità o il silenzio. Però è vero che quando siamo dittatori di noi stessi, cioè quando il nostro giudice interiore ci dice che non siamo abbastanza, che non siamo amati, o che non siamo capaci di fare qualcosa, ci stiamo dicendo delle bugie, perché in realtà questo non è mai vero. Tu come hai vissuto questo periodo pandemico? Come una sorta di freno alle tue passioni poetiche? Oppure è stato motivo? Alle passioni poetiche no, anzi, cioè, l'ho vissuto in modo molto tranquillo, cioè il fatto di non avere distrazioni esterne mi ha riportato molto dentro, mi ha messo molto in contatto con me stessa. Certo, mi ha fatto soffrire un po' il fatto di non poter... Di non poter abbracciare gli altri, di non poter essere liberi nel contatto fisico, lo stesso chiedersi ma è giusto abbracciare o meno una persona che non vedo da 3 settimane mi ha fatto soffrire, sì, questo mi ha fatto soffrire,
perché alla fine il contatto umano, il contatto fisico è fondamentale per il nostro benessere psicofisico, quindi questo. La delusione amorosa può far germogliare un nuovo seme d'amore, almeno tu ne passi. Un passaggio importante di una tua poesia. Diciamo che la delusione amorosa, dopo un primo periodo di disperazione, di caos, secondo me ha la potenzialità di far fiorire, di far germogliare il più importante dei semi d'amore, che è l'amore per noi stessi, perché ci vuole molta, molta delicatezza nei confronti di se stessi, molta cura per superare una delusione amorosa, e quindi può essere il punto di partenza per amarsi un po' di più, per amarsi meglio, diciamo. Professoressa, a proposito di pandemia, secondo lei la letteratura in generale, la poesia, sentono il bisogno di una rinascita post-pandemica? Che cosa emerge dagli ultimi scritti che noi vediamo in genere, dalle ultime pubblicazioni? Io penso che il dramma della pandemia ci ha sicuramente costretti a riflettere, soprattutto più che il dramma della pandemia, l'esperienza dell'isolamento, ci ha costretti a riflettere, a immaginare dei nuovi spazi, dei nuovi scenari di azione. E ora quasi usiamo, no, il pre-pandemia, post-pandemia, come se fosse, no, una indicazione temporale, quasi avanti Cristo, dopo Cristo, e questo mi fa riflettere molto. Io penso che già nel titolo del componimento di Sabrina c'è questo riferimento alla ripartenza, e se, penso che se affidiamo la ripartenza alle parole, potremo ripartire, alle parole che, soprattutto alle parole che suscitano dei sentimenti. E se queste parole si fanno dialogo e confronto, sicuramente ripartiremo. Oggi lei, professoressa, sta facendo da guida, ma ci promettiamo la prossima volta di presentare anche il suo libro, perché lei ha fatto una bella pubblicazione interessante, soprattutto per le scuole, sulle parole, appunto. E, continuando con Sabina, la cosa che mi ha incuriosito è che la tua poesia ogni tanto esce qualche parola d'inglese, cioè come mettiamo questo connubio italiano-inglese, come mai? Beh, secondo me è uno specchio proprio dell'epoca in cui viviamo. Io mi rendo conto che con i miei coetanei, anche con ragazzi più piccoli, cioè parlo in continuazione questo italiano che è sporcato d'inglese. Poi la cosa che mi piace di più è l'italianizzazione dei verbi inglesi, cioè per esempio se noi dobbiamo prendere un appuntamento, non diciamo fissiamo un appuntamento, diciamo scheduliamo un appuntamento, che deriva da schedulare, da schedule, to schedule, che è inglese, no? E lo facciamo in continuazione, quindi la poesia, la letteratura, cioè la parola scritta, secondo me deve essere testimonianza anche di questa evoluzione della lingua italiana. Magari ci leggono tra 100 anni e dicono: ah, questo è il momento in cui l'italiano si stava andando in questa direzione, si stava evolvendo in questa direzione. È importante, secondo me. Quindi stiamo abbandonando il dialetto sempre di più? Questo è un segno, secondo lei? Io penso che la lingua è lo specchio della società e che quindi bisogna prendere e constatare che la società sta cambiando. L'importante non bisogna drammatizzare, l'importante è essere consapevoli, no, della lingua che si parla e usare le parole al posto giusto, nel loro significato giusto e corretto. Allora, nelle tue poesie un posto importante ce l'ha la natura. Come può renderci migliori in questo mondo la natura, secondo te? Ad esempio l'alba. La natura, per me è un grande maestro, la natura. Cioè, osservarla mi rende proprio consapevole di un sacco di dinamiche interiori umane. Per esempio l'alba è uno dei momenti del ciclo del giorno e quindi ci ricorda un po' che siamo ciclici anche noi, che possiamo attraversare delle notti, ma poi arriva sempre l'alba,
arriva l'alba, poi arriva il pomeriggio, c'è il mezzogiorno, c'è spazio nella nostra vita per tanti momenti diversi e quindi è importante. Oppure per esempio anche vedere una pianta crescere. Se mettiamo due piante identiche nello stesso giardino, due alberi di limone, non cresceranno mai nello stesso modo, cioè inevitabilmente avranno un percorso di crescita diverso, però noi guardiamo la natura senza giudicarla. Quindi secondo me è quello che dovremmo imparare a fare anche con i nostri percorsi personali, cioè riconoscere l'unicità, la particolarità di ogni evoluzione, dell'evoluzione di ognuno di noi. Senti, un aspetto importante che mi ha incuriosito è stata l'esaltazione della civiltà contadina. Da dove trae ispirazione secondo te questa esaltazione? Dai miei ricordi di bambina, dai miei ricordi di infanzia. Perché ho dei ricordi che sono più immagini che storie, quindi ricordo le passeggiate nei campi con mio nonno, o la raccolta della camomilla con la nonna, il periodo delle mandorle, cioè mi ricordo proprio tutta la famiglia intorno a questo tavolone a sbucciare le mandorle, e sono ricordi molto calmi, molto semplici, di comunità, di famiglia. Quello che io vorrei sempre tenere presente nella mia vita, vorrei portarmi anche nella mia vita adesso, che queste cose magari succedono meno, quindi sì, trae ispirazione da questo. Come mai la poesia non si inserisce in un contesto come quello dell'intrattenimento? Ad esempio nella letteratura i libri si inseriscono in un caffè letterario, la musica in un pub. Come mai la poesia non ha trovato ancora il suo contesto ideale? Io non so se tutta la letteratura di oggi è buona letteratura, se tutta la musica che ascoltiamo sia buona musica. Addirittura adesso ci sono i software, no, che creano direttamente la musica. Ti rispondo con il pensiero di Montale, che già 40 anni fa diceva queste cose, che probabilmente non immaginava, no, il bombardamento di TikTok o di Instagram che ci, no, martellano con queste immagini molto repentine. Montale affermava che la poesia è un prodotto assolutamente inutile e quasi mai nocivo, e questa è la sua nobiltà. Inutile non vuol dire che sia una connotazione negativa. Inutile può essere anche una semplice chiacchierata, una partita di calcio, una passeggiata, ma non per questo queste attività non siano formative o divertenti e quindi necessarie. La poesia non può essere mercificata, non può entrare all'interno di un percorso di industria dell'intrattenimento, a mio parere, e quindi la poesia sicuramente non deve essere relegata solo al libro, deve essere relegata, regalata e proposta agli altri, però non può essere nemmeno incastrata, no, nell'intrattenimento, perché ci sia poesia, la poesia nasce quasi deve nascere per miracolo, deve nascere in maniera spontanea, non può essere calcolata, ecco. Quindi io penso che questo, che purtroppo tutto il mondo dell'arte oggi come oggi sta vivendo un momento di crisi, perché la modernità ci porta ad avere, a non godere più di tempi tali che ci concedano il momento di riflessione. La poesia invece deve essere riflessione e meditazione per se stessi. Abbiamo dei tempi di attenzione molto brevi e anche degli spazi angusti per poter riflettere, e probabilmente la poesia non morirà, però sarà sempre più difficile per la poesia, come per l'arte in generale, porre argine al vuoto che purtroppo coinvolge tante teste, soprattutto delle teste dei ragazzi. La mazzata di Montale, che aveva ragione Montale innanzitutto. Io penso che sì, un po' sono d'accordo col fatto che comunque l'attenzione, la nostra attenzione ormai è molto molto bassa,
Cioè, siamo attenti alle cose per pochi secondi addirittura, nemmeno per minuti, proprio per secondi, e quindi è difficile proporre qualcosa in cui la lentezza è importante, cioè bisogna gustarla, bisogna parlarla nella vita delle persone, la poesia, quindi cioè, ha bisogno del suo tempo. Io personalmente ho sempre esperito la poesia a pezzetti, cioè solitamente il mio modo di leggere un libro di poesia non è dall'inizio alla fine, è aprire un giorno, il giorno X che mi sento ispirata, apro, leggo quello che c'è scritto e lascio sedimentare quello che ho letto. Quindi di per sé secondo me non è una cosa, cioè non è una forma d'arte che si può, cioè che si presta bene proprio all'intrattenimento. Noi cerchiamo di farlo. Io ho cercato di farlo, unendo magari poesia ad altre arti, poesia danza, poesia musica, si può rendere qualcosa di più fruibile, sì. È stata una piacevole chiacchierata. Sia con Sabrina Cassiano, sì, anche per me. Ricordiamo il suo libro, E di sogno ripartiremo ornati, Edizioni Controluna. Per chi è interessato, dove può acquistarlo questo libro? Acquistarlo sul sito IBS, Mondadori e su Amazon. Ringraziamo la professoressa Maria Carla Maggiore. Grazie a tutti voi, una buona serata da parte di Apulia Web TV e di Celie Notizie. Grazie. Grazie.